Possiamo dire che la costruzione, la struttura del canto è divisa in due parti ben distinte, cioè anche musicalmente. C'è prima l'assolo di uno strumento, è la voce di San Bernardo che prega la Vergine di accompagnare Dante nell'ultima salita, che è un'ascesa ma anche una vera e propria ascesi. E poi arriva la sinfonia, di questa elevazione della vista di Dante, di tutto il suo spirito, a visioni sempre più, ripeto, misteriose e non commentabili, fino alla visione di Dio e del mistero della Trinità. John Frecher, un critico che ho già citato altre volte, dice: tutti i paradossi si risolvono alla fine nel paradosso radicale dell'incarnazione. Dio si rivela e Dante vede un lembo, una traccia della sua faccia nel viso di Dio, perché il mio viso in lui tutto era messo. Narrare dunque l'inenarrabile. Dante qui si dimostra maestro della magia di raccontare ciò che il raccontabile non sarebbe. E infatti...